Siete già in diretta Facebook. Il modello di modellanno. Oh, facciamo un countdown. Che ci vede tutti i telespettatori. Le fan di Facebook. I radio ascoltatori. Ma lo sapete, ne veniamo, che dici? Mi sa di no. Penso proprio di no. No. Ma siamo annichiliti. Guarda là, saluta. Ciao. Oh, ciao. Io porto una sudata al suo, ecco, non sono più abituata a ste salite. Sì. Ecco, fermo, Fimmi. Uno, due, tre, prova. Se sente? Ah, cioè, se sente? Sai che vi voglio dire? Pronti? Dire te, oggi ce l'ha la voce? Eccoci. Ieri raga mia, ho sentito per radio. Sono malato. Non c'hai più la stessa età di un tempo. No, ti sei invecchiato pure tu, cocco. Quando arrivi a 30 devi fare un segno della croce. A 30, scocciato. Tu c'hai un nipote di questa età, di 30 anni. Caroccio, no. Comunque, allora, bando alle ciance, Jessica. Corti discorsi, diciamo noi. Corti discorsi. Qua abbiamo in diretta Radio Fermo 1 per la prima volta e non unica, perché speriamo di averle già, che li voglio, lo voglio adottare. Ci abbiamo P e T. Buongiorno cocchi, buongiorno, grazie ciao, di averci invitato a questa trasmissione. Che emozione. Allora, qui cioè, siamo stabilito che per una volta faremo un'eccezione, parleremo solo dialetto, perché se no... Cine. Perché se no se parli italiano forbito, ecco. Che mica siamo fatto le scuole ade noi, quindi... Potimo parlare. Ci potremmo provare, però... Proviamo, no. Noi altri siamo abituati a così. C'è Jessica che già è partita. Ciao cocca, quanto è caruccia dalla dentro. Brava, sì. Porta le cuffie, si visto? No, è caruccia solo quando sta là dentro, poi sai che muccicotti. Noi altri ce la date le cuffie perché dopo ci spettiniamo. Esatto. Sì, cioè, comunque, quindi abbiamo P e T. Sì, ma voi, chi siete in realtà? Lo potremmo svelare oppure no? Ma certo, io sono Paola Mangini, sono di Porto San Giorgio. Aeroporto. Io sono di Fermo, invece so T. E quindi stiamo insieme, facciamo questi sketch perché Fermo e Porto San Giorgio per noi altri non c'è campanilismo. E infatti, ma ho incuriosito sta cosa perché uno è di Fermo, uno è di Porto San Giorgio, sto pensando, questo sai che cagnare che farà tutto il tempo? No. Invece no. Noi cagneremo. Per altre cose. Per altre cose, facciamo i sassaiole. Sì. Visto, no, cari ascoltatori e persone che ci state seguendo su Facebook live, dovete sapere che questo evento non è te vedi? Stato... Non me vedi io? Io manco! Quella è la telecamera, quella è il cellulare e poi c'è il microfono, ci abbiamo tutto! Scusami che te sono derrotto direttore! No, dicevamo che cioè, si è creato proprio un sacco di attesa dietro questo evento che abbiamo addirittura rinominato il P&T Day, non ci vorranno male quelli del T-Day... Li salutiamo. Ah, veramente, salutiamo tutti. Il P&T Day, proprio l'evento che siete venuti qui a Radio Formula con le persone che ha messo di like, ha condiviso le cose. Sì. Quindi tanti messaggi affettuosi diretto che ci manda tutte queste genti. Le persone. Esatto, per chi non conoscesse ancora P&T e dovete mettere like sulla loro pagina. Bravo, se chi non l'avesse mai ascoltate, P&T sono un nuovo fenomeno social, poi fenomeno, sto parolone. Sono partite, loro mi dicono che sono 4 anni già che facevano video, ma negli ultimi mesi, a dire quello che avete fatto con i braccioli e tutto, all'umare, ha fatto... 30.000 40.000 20.000 no 25. Quello sa chi me l'ha suggerito un video Lufri con me Andrea. Ma ha detto male, vi fa sorridere. Questi sono i millennials che ci capisce meglio di noi. E quindi P&T, nuovo fenomeno social, quasi dei video. Quindi voi, per chi non vi conoscesse, sti maledetti che non vi conosce ancora, che cosa, come mai siete diventate così famose in così poco tempo? Ho diretto, noi altri siamo diventate famose forse perché non parlo, questo me l'ha detto sempre il frico mio, ma detto, voi altri siete diventate così famose perché non parlate male di nisciù. Non dicete le parolacce, parlate solo in dialetto. E allora queste gente forse ci serviste.
Sì, capisci? E allora siamo diventate famose. Io penso per questo, diretto, se no che te sai, ci stanno dei fili ustieri, Sì, i fili ustieri. Un po' di stalker. Un po' di stalker. Cine. Che è innamorato, non è che vuoi trovare delle rose a casa. No, peggio, no, diretto. Fiori. No, li siamo locati. Siamo bloccati, sfacciati. Se ci sentete, siete sfacciati. Mardugati. Mardugati. Bravo, Mardugati. Sì, sì, bravo, sì, bravo. Ma diciamo una cosa importante. Che fallo parlare. Da Pietti, cosa è successo? De punti in bianco, perché mi diceva di che era... 4 anni che se ti doveva bloccare su Facebook per non va bene. Sì, perché io mi vergognavo di questi video che Pi pubblicava. Allora dopo invece con questa politica interna del Porto San Giorgio, perché noi altri siamo campanilisti, siamo cominciati a fare questi video sulla politica interna. E un giorno è successo che, posso dire un nome? Certo. Che lo signor Marilungo ci ha condiviso sullo social del Porto San Giorgio. Ciao signor Marilungo, ci stai? Grazie ancora, ecco. E allora siamo fatto questi boom e dopo tante persone ci ha condiviso, capisci? Sì. Qual era il primo video che ha fatto De Cascao? No, c'ha glielo questo. Che te vedo che lentamente ci sono. Ma uguale con la politica? No, qual è il primo video che avevate detto della politica? No, il primo video dovevamo venire mangiare le frittelle qua in piazza. Però c'era la festa anche a San Giorgio de Carnà, allora siamo detto facciamo prima una, poi quella. L'ha condiviso sui social e boom, fatto. Boom, siamo partiti in quarta. Perché poi dopo voi fate video spesso e volentieri in macchina, lumare. E tu stai in giro. Poi tu ti dice sempre sta cosa un po'. Cosci, sai perché? Per le rughe, per lo doppio mento. Perché c'è in una certa età, direttore, capisci? E qua, perché voi dovete dire che siete nate anche con l'idea di scherzare sui vostri anta, nel senso. Certo. Quindi Ava Columare, Medeo Gubri, che ci pigliò Bravo, bravo. Quindi, hai capito tutto tu. A destra. Non è poco, ma ci vediamo uguale. Raccontateci una vostra giornata tipo. Insemo? Cominciamo la mattina a litigare e poi niente, iemo lo mare, se c'è porta Gino. C'è porta io con lo pulmino. Ci porta due pannini da sport, mangiamo il mare, sta di moello. Ci mettiamo a bagno le gambe. Le gambe, che le mani per i gossi. Facciamo due passi, poi aspettiamo che belle amiche nostre. Se le fa galà, Barbara, sì. Elisabetta. Poi c'è questa direttora, la direttrice. C'è un ospedale, gli facciamo tanto in bocca al lupo. La direttrice Alessia, in bocca al lupo, sta il vero in ospedale, puretta. Dobbiamo fare un intervento. Questa però ci sta Peppe De Sbracia, lui marito. E anche Gino ci sta. No, che spesso dice, non si sa se ci manda, tocca per dire, io la notte di saltarello, se ci chiude, perché noi altri scappiamo. Allora dopo Gino, però, io su con le scuse ci porto. Teniro. Io ci chiediamo piano gelato qua la Veneta. Noi ci ingegliamo. I cingesi di ballare lo saltarello. Siamo i anche le feste danzanti, no? Adesso mi cerchia, non mi troia. Mi sono preoccupata tanto, diretto. Sapevi tu pure, Jessica? Sapevi, Jessica, che era la festa danzanti? Tanto, mi ero preoccupata, non la trovavo più. Era scappata. Era io da un certo candidato sindaco. Poi mi sono persa alla venda, sono rimasta l'altra notte. È nostro io. Ti eri innamorata, che è successo? No, perché un candidato sindaco pure tu. Un amico suo, No, essa perché ci da scappare una giacore. Se non me dalle gocce, io scappo perché sennò. A non sertene. Ma dice. Pietti, facetemi capire una cosa. Poi, tipo, adesso voi promuovete un sacco di eventi e tutto. La gente ve cerca, la gente ve segue. Ma voi ve lo aspettavate sto successo? Perché non ricordiamo che non è solo a Fermo, ma pure a Milano la gente mi ascolta. A Milano ci sta un'amica mia, Michela Mezzavotta, che mi ha detto che ci sente in Lombardia, un'altra signora. Quella Buenos Aires. Buenos Aires. Ma che scherzi? Lo stai a Buenos Aires? Ma stai di là, io per l'America, Latina. Argentina. In Argentina. No, anche San Paolo, San Paolo è Brasile. Brasile. A Nova York. Pietti. E dappertutto. All over the world, in tutto il mondo. We are the champion. Salutiamo tutti, anche da Roma, la capitale. Tutti. Bologna. Bologna.
Mettiamoli sottotitoli. Quasi. Perché non ci capisci. Vogliamo fare. No, vedi, P.E.T. che poi ieri dicevamo tutti Don't miss it, ma in realtà è Non manghete cocchi, è quella là. Bravo, bravo. Perché l'inglese noi altri non mastichiamo tanto, Per dire revolution ci ho messo mezz'ora. Come si dice, come non... Revolution. Che revolution. Sì, che avete pure fatto un video di recente sulla notte rosa di sabato. Ovvio, beh, certo, San Lucortus. Con le maglie proprio rosa. Della signora Coff Commercio, signora Schiavone. Ciao, bandanze. Ciao, Terè, ciao, Cocca. Sentiamo tutti. Sì, tutti. Quelli che ce l'hai in mente io li saluto. Che poi, qua a Radio Fermone, noi abbiamo una tradizione, avevamo del notturno, che con gli anziani che salutava tutti. Sì, me lo ricordo. Quindi qua è anche un tributo. Ma infatti, ci venimo, quando la facevate questa trasmissione? Mo dobbiamo ricominciare. Lo sai che quando ero piccola mia nonna me la faceva sentire sempre la trasmissione, quando c'era Franco. E poi io ci venivo, di le poesie. Perché ci sì? Mi faceva venire di le poesie a Fermone, quando sta di alla Suludomo. Tu non vorrei neri tanto. Stavamo la librella, Suludomo non ci siamo mai ieri. Ma come no? Non eravamo la domo? No, è smitando di avevo 6-7 anni, boh. Cioè, fa caso, oggi non ti dicono che era simulato. Stava... Oh, Goku, andiamo di le poesie. C'è vero, mi sa che l'ero nato. Pasqua e Natale, ci portia. Fortuna Gina, la mia questa Jessica, ti sei ricordata, sennò ti passavi per smemorata. No, non è vero. Visto. Tu sai una cosa nuova, ma intonso, prima lo stadio prima stasera. Sono troppo giovane. Giovine, io già avevo 5 anni. È giovine. Fortuna Jessica che c'è una certa età che invece ha memoria storica. Comunque, che volevo salutare una signora. Facciamo, andiamo un po' di pubblicità. Noi continuiamo la diretta Facebook. Quindi ci può sentire anche dietro dietro le quinte. Può seguirci su diretta Facebook. Certo. Torniamo subito con P&T direttamente da Radio Fermo. Ciao Alessandra Malaspina! Ciao Cocca, ci sta a sentire. Ciao, chi tra dito? Essa. Sì? Ciao Alessandra. Ciao Cocca, ciao. Quella è la telecamera per un video dopo. Ah vabbè, ciao. Allora facciamo così. Ciao Alessandra, Tutta roba di telecamere. No, perché un sacco di persone mi ha detto salutete. Che è successo? Eccoci. C'è la diretta Facebook. No, ma piatto lasciatica, però tranquilla, qui erano gli amurri. No, prima era Mocco Fortarella, dimmi, scusami. Paola e Valentina, fatemi capire una cosa. Da dovevamo parlare in italiano? No, ma che vale, ancora peggio. Scusami, ascoltami dalle le persone. Vabbè. Giusto, vediamo quante persone sono in diretta Facebook. Sì. Che lo vedi? Lo vedi? Ma glielo dico come si fa, 65 persone sono in diretta Facebook. Beh, poche. Quest'anno ringraziamo, bravissimi, cuori. Beh, poche. Ciao, mi pacco di ride ha detto questa. Chi sei? Patrizia Verdini. Ciao, Patrizia. P&T, facetemi capire una cosa. Dicela. Non me la sono dimenticata. No, scherzo. No. Ma la pasticca? Ma voi, come sta cosa, come la vivete? Dite, a mo... Beh, sentite, mi stavi tu prima di... Certe volte, mo ci chiama tutti, quasi che diventa un obbligo fa un video, perché dopo se perde dici un po' di naturalezza. Se dici dopo pare che noi altri ci crediamo importanti, ce la tiriamo, tutti dici, però Cocchi volevamo di no, e se facciamo i video tutti i giorni dopo perde, non ci sente più nessuno, dice che fa sempre questo, però dopo devo dire una cosa, però quando c'è la diretta volevo dire dopo allora, te la voglio dire dopo, allora diciamo perché dopo. Sorpresa, è un segreto. Perché essa mi snobbia. Allora glielo so detto, a te glielo dico, faccia la sorpresa. Parlando di voi due, ma voi da quanto vi conoscete? Chi se lo ricorda? Ci siamo passate tante cose belle e brutte insieme. Sì, tante. E dopo niente, ci siamo trovate adesso insieme, sulla stessa stanza. Ci volevamo bene. A questo posto dove stiamo stadimo, perché i frichi nostri ormai è grossi. Cresciuti, nipoti. Posso salutare? Lo saluto. Il frico mio, posso salutare? Lo saluto in diretta. Lo saluto in diretta. Che stai in Edimburgo. Dove stai in Edimburgo? Sta studiando l'inglese. Almeno dice uno che uno per uno, come si dice, è culturale, uno studiato. Che parla inglese furbito. Dimmi già quanto ci abbiamo per tornare in onda. Dalla pubblicità.
Va bene, va bene, mica ci avevamo fretta noi altri. No, tranquilla. Io cerco il porto dopo. Che c'è, che cosetta da mangiare? Basta rende. Orca troppo. Ma si è sfacciato però. Ma perché sto a dieta. Ah, stai a dieta tu? Si è fatto bene. Ma essa pure, c'ha lo diabete, non può mangiare. No, se c'è la c'è legge, tu c'hai lo colesterolo, la spacciata. Fortuna, ma... sta là puretta, che non ci sentia, perché sennò... Ma ditemi una cosa, voi dici, siete sempre battive e capo, che è che tipo uno se vi offendete oppure lo litigi lascia il tempo che trova? No, dipende. No, dipende, no, dipende. La Triollo si è arrabbiata. Che ha fatto? Ah, figli, mi hanno detto tutti i colori, a me e a G. Ciao, Gè! Ciao, G, ciao! Jessica, ciao! No, Jessica è un'altra amica nostra, si chiama G. Amica nostra che sta io regalando. E niente, ce ne ha detto di tutti i colori, perché dovevamo in un evento, figli, e Sambutì, allora se mi ci è andato, però dopo no, gli sono mandato un messaggio solo. Dopo tante ode invece gli darei tante botte. Io pure essa. Anche quando stavate qua prima, che dicevamo, no, organizziamo, perché stavo organizzando, invece stavo già la maestra, quindi pensa, organizza pure la vita mia. Hai capito che faccio quello che dico io? Mica hai capito? La sfacciata, No, questa... Stamattina alle 5 mi ha svegliato. Pia la pasticca, pia quell'altro, se no poi là facciamo le figuracce. Perché Russia ci sta Marcella. Ciao, Marcella. Ciao, Marcella, ciao. Ciao, fortuna Marcella. Vi salutiamo tutti. Ma vorremmo anche ricordare che su WhatsApp ci possono salutare, se tu anche Facebook Live. Se controlli il Facebook Live sul computer, ci è arrivato un sacco di commenti. Tutto, WhatsApp, Facebook. Mamma mia, che bello posto. L'ho già portato oggi, già invitato. Me lo spattavate qua. Ma vanno in bocca, ci aspettiamo diretto radio, no? Che ciao Jessica. Abbiamo ingranato la guida. E sai, domenica sei in dicembre, io sono radiofonica. Fin da piccola. Stiamo una trota con noi, P&T. Scusa, diretto lo volevi tu? Sì, no, ma non siamo ancora live, Non siamo in diretta. No, siamo in diretta radiofonica. Sì, sì. Siamo live su Facebook. Perché... radio diretta, diretta radio. E chi ci segue su sul faccia libro, gli offriamo un cognac. No, sì. La possibilità di vedere anche il dietro, come backstage. Di backstage. Aspetta, motivate, vi leggo un po' i commenti. Sì, leggici, Carucci. Allora, ha scritto: toghe, date cicche. Che facciamo due risate. Ciao, va salutato Marcella Terrini. Amica nostra. Marra, mi cugina, ciao Cocca Albetta. Gabriella Smerilli, toghe. Ciao Cocca. Ci avete 80. Stefania, ciao Stefania. Dopo ti c'è lì, ma delle polpette. Carolina Vitali vi dice, siete in assoluto il numero uno. Non ride, questa è una fans grossa. Delle gaitanine, non ride. Ciao, non ride, ciao, non ride. Rosalba dice, Ingeida Lumare. Rosalba, chi la collega è mia, Sandarelli. Ma ci stanno, ci tanti commenti che scorrono. Ma dopo noi altri li potremmo vedere diretto. Ma poi è tutto su. Ah, tutto memorizzato. So contenta. 24 secondi. Comunque ve lo confesso, questa è l'intervista più matta che sto facendo. Cice Greve. Va bene, cosa in genere qua ci avremo abbiamo i sindaci, i candidati, abbiamo il comandante. È una trama che tu non sai che ci candidiamo le prossime elezioni. Io per voto. Fermo un po', però fermo perché oggi tra 5 anni sono morto. Ma potremmo parlare un po' tornati. C'è 1, 2, 3, prova. Ci siamo? Sì. No, qua c'è stata una big news che devo rivelare a tutti quanti gli ascoltatori. P&T candidate alle prossime elezioni comunali. Vota P&T. Mo parliamo con i candidati, con Paolo Calcinaro, vediamo se è venuta. Hai detto che oggi non c'era, non per poter. Però lui registrerà, scusa, io lo porto. Però ha mandato lui consigliere. Posto su. Luigi Rocchi che ha detto come seguirà pure. Luigi, ciao Luigi, vieni a scuola con me. Sì. Gliel'ho detto. Grazie Norina, ciao. Grazie Rosà, ciao. Marcella, ciao. Ma parlando di cose serie. Dice. Quali serie? Sa quale te che ti volevo dire? Ma volevamo organizzare che cosetta? Che cosetta su P&T? Una giornata, perché però dicia che non si poteva. Come si dicia? Nominare P&T Day. Volevamo fare una giornata dove tutti si veste come noatri. Infatti. E togliamo dopo. Ma come? Piazza!
Ma... un buon piazza, un buon luporto, ecco, su trenino? Io quello che voglio capire. Trenino! Bello, obiettivo on the train. Dite i giochi che ci scordete, lo volevo treno... fare? Qui su evento? Che un dite? Un evento qui proposto da PET con un trenino. Che ci proprio la facete per mettere in salute. Sì, ma mica adesso, a agosto. Ma... Scrivete se vi piace. Ma voi come quando fate un video? Improvvisate o vi organizzate prima su quello? Sì, l'ultimo stavamo in giro a San Giorgio, ci guardi a tutti, parliamo di matte, no, gli altri improvvisino. Ma prima avete preparato, poi prendete un telefono e iniziate a filmare e a matto. No, perché se organizziamo, litighiamo. Litighiamo, la meglio. Eccoci, io lo telefono, io faccio così, tengo un telefono, registriamo. Poi gli dico, ti! E io gli rispondo, pi dimmi. Che tengo lo telefono, facciamo così. Che poi che è questa apertura storica? Opi! No, io che gli dico ti, senti! E io gli rispondo. Facete me lo facete sentire in diretta? Dai! Opi! Opi, dimmi! Sai che te volevo dire? Dimmi! Che oggi sta bella trasmissione, ma mi è piaciuta! Ma ci hai visto che bello posto? Sai che te volevo dire? Dimmi, dimmi! Mi perso l'ora della mensa, del mezzogiorno, io c'ho una fame. Sai che facciamo? Non mi sta a parlare? No, gli mo dai, quando scappiamo da ecco, oggi gli mo piano aperitivo, però ci pure mettiamo in gondo a calcinaro, ci vogliono pagare lo sindaco. Sindaco, anche lo paghi. Oh, anche un parcheggio, sindaco, ce l'ho che ci paghi. Ma se un foglio, siamo scritto, ce lo paga lo sindaco. Siamo pensionate. Niente, poco. Però a me l'ambiente, ecco, tutti simpatici. Sindaco, quelli che stava di là pure, tanto Carucci. Tu diretto, giovine, simpatico, guarda. Simpatico, veramente. Mi piace. Poi ieri è venuta la voce, ti dico, ieri mi siete fatto tornare la voce, oh. Visto? Che bello, che bella esperienza. E poi va detta una cosa, cioè... che ieri mi ha scritto loro, che mi ha sentito sulla giornale, GR Flash. Oh, diretto, proprio diretto. Diretto. Ma che c'hai, lo mal di gola? Ma che domani? Che facciamo? Era un preoccupate. Da qui su, non ci fai più lassù, siamo preparati un burmino, tutta roba. Troppo lavoro, infatti. Però, guarda, sono veramente... Io pure. Stai contento? Contento. Ti si vede, Goku, sono felice che si contento. Io pure. Un'esperienza proprio... Unica. Unica, gradevole... che te posso dire? Questo, siamo felici. Almeno ci siamo ricordati anche di questo. Oddio, perché stiamo per arrivare a morire? No, però l'età ci sta. Facciamo le corde, non distruggiamo. Grazie Nadia Gocco. Grazie, devi mettermi i sottotitoli. Senti, io voglio salutare l'ufricu mio Andrea Rapino. Ciao Gocco e mamma che sta a Edimburgo e tutti gli amici sui, studiate, facete di buoni, facete di... Chi gli tu fa su? Gli tu studia l'inglese. Ah, insieme agli amici sui. Lo fa, lo studiato. Sì, certo. Mi si detto che dopo... Dopo perché c'è che mi paga la retta dopo l'ufricu. Lo so, mantenuto sempre. E costa, lo stiamo noi. Sì, mio. Che bello. Ciao, ciao, Portogallo. Quando venivo su da te, Vince? Lo padre di Pietro. Ciao, Pietro. Ciao, ciao, Cocchi. Ma tu mi dicevi prima... Dimmi. Che a muove in vita dappertutto, siete fatto la fabbrica delle polpette, la notte rosa, un saltarello, poi vi chiamavate qua, che a un certo punto dici, cavolo, qua dobbiamo fare un video una volta al giorno. Ma che facciamo? Ci ha chiamato, posso dire chi ci ha chiamato? Poi ci ha chiamato sulla pedona, la signora, per la festa di gnocchi al Brolocco. Che siamo manco potuto rispondere, ci siamo un sacco da signora, quelli dei Tidei. Tidei? Ci ha chiamato, Io non è che non li volimo fare questi video, signori. Però che facciamo? Uno al giorno? E dopo annoiamo tutti, non perde tanto, non ci scorda più nessuno e non vi facciamo pubblicità più. Che poi il bello è anche la particolarità, perché se poi diventa una cosa che tutti i giorni fate un video, dopo non fa più ridere, c'è sempre lo stesso. Ma poi io la facciamo, io ma se me no. Bocca non voglio sto male di salute. Io gliela faccio, Oh, ma è vero che ecco ci stati pure gli attori famosi, adesso si visto con Danini. C'è stata Manuela. Sono sulla sedia mia? No, sulla mia! C'è stata pure Manuela Postacchini, l'attrice di Hollywood. Hai capito? Pensa un po'. Pensa un po'. A livello di No, perché questo giro di fa strada qui, sì? No, perché questo non ci mette mai mi piace. Pure quello d'Oberman, conosci d'Oberman? Sta sempre qua, Oberman. Come si chiama? Oberman. Quello non ci mette mai, mi piace, sfacciato. Perché io sono attore professionale, ma non è mica facciamo le concorrenze in Niciu, sai? Anche se siamo obiettivi. Mamma mia, pure quelli di Porto San Giorgio, sa, mica solo quelli di Fermo non ci mette mai, mi piace. Quindi sfacciati, famosi, c'è snob. Però la gente, mi state di venendo in piazza, guardate qui. Ci ha fermato tutto, ci ha fermato tutti. Noi facciamo il suo.
E se mi sei fermia con tutti, e sbrigati che ci aspetto il direttore. Ci sta una signora di un negozio che ci ha detto che ci sta la passeggiata del cappello, mi pare in piazza, ha detto? Ah, sì, sì. Dai veniamo, signora, dai passiamo, eh. Siamo bracci sti cappelli. Vabbè. Ma... dice. Io poi sono curioso, quindi a mo... il futuro dei Pietti, esatto, con il esatto. Mio mio. Dici, non, so, non so se si arriva domani. No, speriamo che ci arrivi domani. Dai, ecco. Su questa cosa non lo dovevi dire. Adesso vedremo perché. Dice fobica? Tu che fai la maestra? E che cosa? Per le malattie? Sì, no, beh, ci un po' ipocondriaca. Te saccio, come si dice? Te saccio, te mi confondo un minuto. Sono piatta pasticca stamattina con la fretta. Senti, no, io volevo fare di sta cosa. Volevamo fare sta festa tutti insieme, cioè volevamo incontrare tutti quanti su un bosco, in piazza. Ma se voi credete un evento su Facebook, certo. Niente se precipita. Detto, sai a chi se mi dava una mano? Stefania, la conosci tu Stefania Fagiani, quella che ha fatto le polpette? Sì, certo. Io sono detto, Stefania, aiutami un attimo a fare questo incontro tutti insieme, in piazza. Ci abbiamo aperitivo perché noi i cocktail ci piace. Abbiamo delle nascoste, che bevete? Lo spritz. Lo spritz ci piace tanto. Sì, sì, sì. Ma sì. Lo spritz non è da giovani? Per questo. Ci ricorda per questo. Per questo ci piace. Allora ci incontriamo. Facendoci sapere se vi piace fare questo incontro. Ci incontriamo tutti con i cappelli, i turbanti. E poi dovremmo parlare tutti così però, Tutti in diretta. Facendoci sapere se siete interessati, che noi ci veniamo. Organizziamo, come ci vediamo se non lo chiediamo pure a Paolo Calcinaro se ci fa sindaco. Cioè vai, io sono impegnato come sempre. Loira ci verrà? Sindaco ci sente Loira? Te saccio un benzo. Salutiamo Katia. Ciao Katia, ciao Vattoni. Ciao Ka. Intanto salutiamo. Se ti fa scappare vieni pure tu. Che l'avevate pure nominato quando stavate con i braccioli, che su io. Perché sapete, bella Luli toccando a noi, Katia, Cici. Allora la salutiamo da lontano perché dopo ci fa fatica a camminare sulla sabbia. Tanto una brava persona anche essa. Sì. Siamo scagliole catenine. Sì, sì. Però chi quello... ci manca, ecco, del nominato? Stiamo salutando, no, perché qua pare che sia... l'ex marito mio! lo vuoi salutare? Puritto, ma certo che lo salutiamo. Ciao, Conde Morelli. State bravo, scordaci. Che la poi, fica mia, povera cocca, pure. Che poi, dice. In tutti questi anni, perché comunque sia, sono 4 anni che voi fate sti video, però non mi siete detto un po' come mai siete continuato a farli, perché a mo' sì, siete fatto successo, tutto, fenomeno social, che poi parla del fenomeno social, che madonna è lo fenomeno social. Tsunami social. Però... li siete continuati a fare, come mai la voglia di continuare per gli amici vostri? Che noi tipo stavamo là a casa e si dicevo fammi due frittelle e se mi dice io se le devo fare, poi tu dici che facci fatte tu. Allora abbiamo qui, ci mettiamo un cappello, perché questa però è la divisa estiva. Sì. Se poi ci vediamo i cappelli sono visto con la, le con pelliccia. Sì. E sono visto pure su Rai 3 la foto lì. Sì, sì, cosa che la borsetta pronta sempre, ce la portiamo sempre dietro. A ogni evenienza ci bardimo. Facciamo la pelliccia di corba. E poi siamo deciso che quest'anno partecipimo al carneale San Giorgio. A me però c'ho chi tu che ci porta con il trattore, perché io non suo. Con la petta. Con la petta. No, quello di Lido non credo, perché troppo gallo, c'è un problema di salute, c'è poco che se riguarda. Quindi se la potremmo fare una richiesta a chi tu che c'ha una lambretta. Non la lambretta, la lapetta. La lapetta, la lambretta non c'è bocca. La lapetta, quella aperta là dietro. E ci mondemo io e te. Mondemo dietro. Gino ce la porta. Ciao, presidente. Volevo anche aprire un capitolo love qua. Tu me dicevi nulla di dire. Però mi dicevi che cerchi marito. L'errore tu anche faccio. Diretto, te lo spiego io. Allora, io so di giornalista. Io già, Gino mio che messo mi aiuta. Gino è l'autista tutto fare, mi aiuta il compagno mio. Essa invece sta sola in vecchiaia, allora cerchia una compagnia. Vabbè, però te non diciamo questo, dai. Vabbè, lo vuoi tanto dire, dai, che fate vergogni? Ha detto che lo voleva via, avevo detto ma sfacciata. Lo dici. Che loro la le camere amorio, io là seduta da sola come un cappio e le pasticche, sfacciata. Vabbè, dai, su, vabbè. Quindi, che ci volevo dire? Di sera invece, al mercatino ci venite?
Sì, 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 da ci venimo. Da ci venimo. Ma Notte Rosa ci andate? Notte Rosa ci venimo. Sì, 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 sì. Se manda la direttora, se deve far scappare. Ecco, però la direttrice finché sta in ospedale, non prima gli dà in villeggiatura la direttrice, a te e gli dà in ospedale puretta. A te la salutiamo. Però finché non tornano gli altri, scappiamo. Io voglio chiedere un'ultima domanda. Ma questa è anche un po' più al di là di P&T come personaggio. A volte non ti pare la mattina ti svegli e fai, ma io so Valentina o so te? No, so no, Paola, io mi ricordo che so Paola Mangini quando mi chiama la vanga. Un attimo le passo P. Pronto? Pronto? Un attimo, non ci sta Dio. Le vanghe non ci si guarda, è una delle poche cose che se diceva tu se fai scomparire, però non fatti più sentire, dopo tre giorni se ti chiama la vanga, vedi? Quando stai sopra mi ti chiama mai. Vedi, vedrai come senti che chi tu ci tiene veramente a te. Quindi, comunque, se volevo salutare qualcuno che ci è mancato in questa lunga serie di persone, se c'è qualche commento. Guarda, sai che ci sta quella Samantha San Giorgio che ci ascolta sempre. Ciao Samantha. Brava, Agustina San Giorgio, ci porta le lettere. Barbara l'amica nostra, Barbara Marcandò, Diletta. Ciao Dilet! E poi niente, mi ricordo Sandra, Roberta pure. Chi è Roberta? C'è Rocchi, ci condivide sempre la frita sì, pure. Insomma, vabbè, ciao Roberta, salutimo. E poi dopo basta. E poi niente. Sì, siamo conclusi. Salutimo. E poi niente. Poi qua fuori. Dice Jessica. Qua fuori ci sta lui. Giada e Silvia, queste a lavori alla lamenza da me. Ciao Go, che tanto affezionate te. Carrucce. C'è la petta, dai. Ciao Giada, ciao. Oddio, mi sei sgarivata tutto lui. Se parto l'oculare. Io devo confessare che nonostante il mio dialetto sia a livello pro, ci ho avuto qualche difficoltà, mi sono sgarivalda, questa me l'ha appena superata. Mi sgarivalda tutto. Tengo io lo sto tenda, penso se si casca la zia Rocchi quando siete effettuosi tutti, mamma mia. Va bene, certo. Ma tutte queste persone che avevo bene, voi siete detto prima perché la gente serve in voi. Ce lo dice. Oddio, serve in noi? Sì. Sì, dai, ha detto le persone morire, perché le persone ci scrive a me, faccio tutto io, dopo glielo riferisco. Chi è la più socia delle due? Chi è la più socia? Ma prima ero io, dai, faccio io sono tutto lassato. Io diretto, e dopo glielo suggerisco. Ma ha detto B che ti sei arrabbiata con te perché ci fatto una testa a cucina. Ma mi sono taggato dappertutto, da per tutto. Lo sai. Ma la blocca su Facebook. No, diretto, ma ha bloccato chi tu ieri, come spam. Sì, perché gli avevo scrivendo tutti Radio Fermo. Mi sveglio la mattina, c'è 75 notifiche. Guarda, certo, quindi Giugia mi hai fatto così tanta promozione. No, però lo so fatto con tanto piacere. Dietro fantastica. Però sarei curiosa di sapere chi mi ha bloccato infatti, come spam. Infatti c'è Tita taggato, Radio Fermuli sta taggato, c'è un corbo. Quindi... A te lo dici, mi sveglio la mattina, stanno due notifiche, ho tanto 5 notifiche, messaggi vocali. No, sono io. Che se sveglia alle 5, mi si smuove sul letto, mi fa venire l'ansia. Sono io. Stamattina mi dice, vatti a fare la doccia, vatti a fare, che pensi che però, non me la io? Lo bello di questo, facendo tutto questo, non vi sentite giovani? Tanto giovani. No, io giovine mi ci sento sempre, tanto. Sempre. Io mi ci sento. Proprio giovine. Andiamo, speriamo di riavervi presto qua. Radio Fermolo. Certo. Cioè, quando ci rinviti noi venimo. Noi venimo, poi se ci volete fare le telefonate in diretta, noi stiamo... Certo, noi siamo sempre disponibili per parlare con i fans nostri. Le perle dei P&T. Certo, la rubrica dei P&T. Basta che non mi chiede quelli d'amore a me. No, anche quelli della salute, non mangiamo, però pure a te. Salute a te. Che ti chiede? Te la scuola. La scuola. Quello che gli pare ci chiede. Ah, vabbè. Certo. Anche sull'amicizia, perché l'amicizia per noi è importante. Comunque volevo dire una cosa, tutti i nomi non ce li ricordiamo. Stiamo per concludere, Sì, sono le 11:52. Allora volevo dire una cosa. Se no c'è lì all'UCR quello flash? Nazionale. Allora volevo dire una cosa, noi tutti i nomi non ce li ricordiamo, però perché siete tanti cocchi, siete proprio tanti, agiamo 2000 seguaggi, come si dice? Followers. Me l'ha detto G ieri. E quindi non vi potimo nominare tutti, ovviamente. Però vi salutiamo. Però vi salutiamo con tanto affetto, un bacio, un abbraccio, perché siete tanto affettuosi. Tutti i messaggi che ci mandate ogni giorno, che ci sta vicino a tutti, tanto affezionati. Ma lo bacio sbaciucchiato, sbavoso? No, quello affettuoso. E poi niente, te salutiamo quelli
della nostra cosa, sì, Peppe Desbracia, la direttrice, Gino Nostru, e chi ci sta di alla da noi altri? Ah, l'amica nostra, quelle che fa parte, ah, ma come basta, ho già fatto i capigli stamattina, fa via la parrucchiera, scusa, va via, va via la Sant'Andrea, che bella da cioè, noi, sembra a fare i capigli, tanto di con Catiuscia e quell'altra frica. Oggi sotto il casco, ho fatto sta mezz'ora. Sì, 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 vedi come ci ha truccato, guarda, si vede, ecco. Non so, per chi viene in diretta, che belle signore, che belle ragazze. Ho detto che ve ne ha salutato tutti, niente, noi vi ringraziamo, che vedevamo dire. Grazie cocchi, noi... In questo il Pitti Day io non posso che ringraziarvi. Grazie. Per grazie essere te, venute direttore. Qua e niente. Abbiamo trovato tu. E prego. Che gli fa? Perché lo senti un po' pietti pure certo, io, sai. Certo. E devo dire... L'umusco, senza tappi, ciao Marina, ciao cocca, dopo veniamo io lumare con l'umusco senza tappi. E voglio finire, concludo dicendo che è bello, veramente bello sapere che ci sono delle realtà, questo fenomeno social che al di là del social network, anche realmente so fantastico. Grazie, grazie. Fatto... Posso salutare normale, beh? Sì. Va bene, allora vi salutiamo, grazie a normale. Tutti. Sì, grazie a tutti da Paola e Valentina. Ciao Cotti, ciao. Portate avanti che lo difendete, continuate a seguire, mettete like alla loro pagina PET. Bravo, sì. Bravo. Grazie, bravo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima! Bene, noi ci salutiamo, ci ritroviamo oggi pomeriggio in realtà in questo mercoledì poi dalle 15 alle 18, questo Radio Fermo 1, ci sarà Rossella e quindi... Pronti, salutate? Ciao, grazie direttore, ciao Jessica! Radio Fermo 1. Pi!